Ciao. Buongiorno, eccoci. Oggi iniziamo con l'esercizio, un esercizio apparentemente semplicissimo, ma secondo me chiave in tutto ciò. Iniziamo dalla decontrazione. Oggi andiamo ad esercizi, andiamo in crescendo. Oggi sono 4, di cui 2 di ieri. Poi ogni volta ciclicamente riproporrò alcuni esercizi e altri dipende dal feedback che mi darai. Allora, si inizia così, in piedi, piedi dritto così, ok, appoggi le mani sopra le ginocchia, gambe tese, la pianta del piede a terra, guardi per terra, ok, tieni questa posizione per circa 5-6 secondi, dopodiché piano piano rilassi le spalle. Rilassi le spalle, rilassi la testa, mantenendo le gambe dritte e le ginocchia, e si pronota il gomito e il braccio dritto, quindi gamba dritto e gomito dritto, così, e rilassi la testa. Questo è un ottimo esercizio per rilassare le tensioni. Le tensioni vengono anche e soprattutto quando non lo esprimiamo, quindi il movimento non espresso genera le tensioni. Il cumulo della maggior parte delle tensioni ce l'abbiamo sulla schiena, quindi rilassare la schiena è importante per dargli il respiro. Ok? Come facciamo a rilassare? Con l'imposizione non si rilassa. Quindi non è che uno dice devo andare giù, non devi andare giù. Noi semplicemente poniamo una leva, che è questa, che fa in modo di allungare questa parte qua. Quindi ti appoggi sulle ginocchia, mani dietro al sedere, cioè senza fare nulla, perché basta che uno si appoggia, crea una leva naturale. Rilassi la testa. Quanto bisogna starci? 1001, 1002, 1003, 20 secondi. Quante volte bisogna farlo? Una volta. L'importante è che viene fatto bene, con calma. Con calma, cioè sono esercizi che uno deve imparare a prendersi cura di sé, dedicare dei momenti importanti a sé. E la cura del sé non è imporre determinati esercizi, devo riuscire a fare, devo fare questo, devo fare quell'altro, no, è sentirsi muovendosi, okay? E attivare ovviamente le funzioni dell'organismo, di cui la prima funzione è quella della rettitudine, cioè della postura eretta. Va bene, andiamo al secondo esercizio, cambio la camera. Il secondo esercizio è la plank, quindi sdraiato, ok, così, pugnetti. Questo lo ripropongo perché è fondamentale, è un esercizio primario, ok. Le spalle devono stare sopra i gomiti o i gomiti sotto le spalle. Gli occhi devono guardare i pugni, vedete? Così. Il mento non è questo, ma è questo. Ok, e poi sollevare il sedere. Mantenere per 10 secondi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. E stop. Se ti costa troppo fatica, fai quello che riesci. Non ti devi sforzare. Cioè, l'intenzione e l'impegno deve essere relativo a impegnarsi, non a faticare. La fatica è controproducente verso l'impegno. Non ti impegni più, nel momento che fatichi non impegni più. Quindi tu devi impegnare a tenere un po' di più, ma non troppo. Il troppo stroppia, ok? Allora, detto ciò, l'altro esercizio è anche questo. Si parte da quello di ieri. Cioè la tenuta al tavolino rovesciato, quindi si alza, metti le mani un po' più larghe, più o meno in linea con le spalle, ok? Poi magari se hai difficoltà le puoi mettere un po' più indietro, ma non troppo indietro, perché sennò aumenti la leva e diventa più complicato. I piedi li metti più vicino possibile, ovviamente questa è in base alla scioltezza che tu hai. Poi dopodiché si mandano avanti le ginocchia verso i piedi e poi si tira sul sedere, dopodiché si guarda in alto e si tira indietro il mento. Mia figlia bellissima ieri faceva
abbassato il mento, apre la bocca invece, mantieni la bocca chiusa, così, e tieni. Stesso concetto, tieni fino a 10 secondi, se non ce la fai, scendi, quindi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010. Ok, sentirai il carico soprattutto sulle spalle, ci sta. Se abbiamo problemi possiamo creare una variante, penso alla variante. La variante è quella di farla appoggiandosi sul divano, quindi si mette così, si mettono i piedi così, ecco la variante. Se abbiamo problemi con le spalle, ci appoggiamo con le spalle su un divano, quindi all'inizio dobbiamo stare attenti a non cadere, quindi da così spingiamo verso il divano e andiamo in rotazione. Questo non è male. Yay, Leona! Ok, stessa cosa. Anzi, meglio pure, appoggi la testa sul divano, così, e guardi in alto. 1001, 1002. Qui lavoriamo schiena, tratto lombare, glutei, bicipite femorale. Poi, ovviamente, tutti i muscoli stabilizzatori. Quindi, comunque, coinvolge per me tutto il corpo. Bene, abbiamo deviato il problema delle spalle per chi ha problemi. E quindi così può farlo faticando ancora di meno, perché questo è il concetto. L'impegno non è faticare, se fa male non va bene. Io sono totalmente contrario al concetto no pain no gain, è una americanata, e noi non siamo americani, abbiamo una cultura molto più profonda, e quindi secondo me andare a faticare allontana solo. Ma anche dal punto di vista psicologico, se tu vuoi associare una cosa al dolore, ovviamente non ti vorrà mai la voglia di farlo. E senza voglia, ma di che stimoli stiamo parlando? Allora, uno vuole essere stimolato al dolore, alla sofferenza? Mi sembra che noi ci siamo già passati da quella cosa, si chiama, cioè, quante volete, anche religione, indottrinamento e compagnia bella. Io sono più per una connessione con il tutto, la connessione si tratta di relazioni, quindi non un rapporto violento con le cose, soprattutto con noi stessi. Bisogna imparare ad amarsi, banalmente questo, ok? Da così uno si acquisisce potere. Allora, l'evoluzione di questo, bellissimo, continuo, ok? Si fa per i più eroici, si fa la terra, e quindi da così si uniscono le ginocchia e si fa, si tira su uno e si abbassa, si tira su uno, tenuta, e si abbassa, con ginocchia unite, si tira sull'altro e si abbassa. Quante volte? Allora, 6, 3 a gamba. Ok? Con il divano è molto meglio, chi ha problemi lo può fare con il divano, quindi stessa cosa, tiriamo su, appoggiamo la testa, così, ginocchia unite, ok, non è facile, è anche l'equilibrio, è bello perché utilizziamo gli stabilizzatori, quindi 1, 2, 2, 3 e 3. Ah, ok, il numero, io ho dato dei numeri orientativi, ovviamente bisogna sentirlo, quindi se voi riuscite a fare 1 e 1, perfetto, se riesci a fare 2 e 2, va bene, se riesci a fare 3 e 3, va bene, vuoi farne di più, fai 4 e 4, va bene, vuoi tenerlo di più, ok, io intanto faccio sempre, per come sono fatto io, cerco di creare un linguaggio che vada bene un po' per tutti, perché questo è il concetto della riattivazione. Non stiamo parlando a livello di prestazioni olimpioniche, cioè qui stiamo parlando di salute, degli esercizi per mantenersi in forma. Ok? Quindi quanti ne abbiamo fatti di esercizi? Pensiamo. Allora sì, quello della schiena, 1, 2 la plank, ok, la tenuta di schiena, 3 il tavolino normale e 4 la variante del tavolino. Mi raccomando, dammi dei feedback, perché se no io vado al buio, vado al chiuso. Allora, io preferisco non fare la diretta per non obbligare le persone a non mettere pressione. Io dico, secondo me, proprio perché noi abbiamo questo momento, questa opportunità di godersi il tempo, di organizzarselo a casa, sia giusto che io ti possa dare un servizio che tu possa scegliere quando guardartelo. Quindi do un video che sta lì, punto. Non mi va di mettere tensione alle persone, costringerle a seguire un orario. Perché io non voglio che venga fatto su di me e non te lo propongo a te. Quindi io ora faccio questi video, però
ovviamente se tu mi dai dei feedback, qualsiasi essi siano, li puoi mandare in privato come ti pare, mandami, così io riesco a cercare o di risponderti a domande o eventualmente a creare nuovi video. Bella!